di diciamo ridurre, e quindi agli imprenditori in molti casi attraverso tante testimonianze aziendali che noi abbiamo all'interno dei nostri corsi, di ridurre quel gap che esiste fra la formazione e il placement, e quindi poi alla possibilità che i nostri giovani possano trovare lavoro, è il tentativo che noi facciamo di dare un qualcosa in più ai nostri studenti. La nona edizione di questo progetto di formazione e di approfondimento dedicato ai temi dell'economia critica, l'esperienza di collaborazione fondamentalmente che noi portiamo avanti con i diciamo vertici delle istituzioni dello Stato che si occupano di contrasto ai fenomeni criminali e che ci stanno facendo capire sempre di più con gli anni che la criminalità non è soltanto un fatto di sangue, diciamo, quindi come si dice, di violenza fine a se stesso, ma è un fatto diciamo anche molto economico. Il paragone tra il livello di corruzione percepita, perché questo così viene chiamato CPI, indice di corruzione percepita, con l'acronimo inglese, e quale sia il livello di disoccupazione nei vari paesi. Ebbene, ho riscontrato che nei paesi in cui l'indice di corruzione è più basso, i paesi più virtuosi, per intenderci, sono la Nuova Zelanda, la Finlandia, la Svezia, poi via via vengono i paesi del nord europeo, l'Islanda, l'Irlanda, la Francia, la Germania, eccetera, e quelli che sono all'ultimo posto, ebbene, nei paesi più virtuosi l'indice di disoccupazione è molto più basso. Secondo Transparency International, ma secondo anche la Banca Mondiale, quello che aumenta e quello che è sicuramente in peggioramento è il dato sulla corruzione percepita. C'è un, soprattutto in alcuni paesi, e ahimè il nostro paese è uno di quelli, una sempre maggiore tendenza a, non dico a giustificare, ma a considerare il dato corruttivo come un dato in qualche modo ineludibile. E questo, a mio parere, a parere di altri che ne sanno molto più di me, è riferibile ad una mancanza di agire